Buongiorno a tutti belli e brutti, buongiorno da Michelone, Michelone, Michelone grande, buongiorno, bacioni a tutti, buongiorno, buona colazione, buon caffè, buona merenda, buona mattina, buon pranzo, buon tutto a tutti. Primo video di giornata, parliamo ovviamente della Juventus. Buonina, buonina la prima, buonina la prima. Vinto. Boh, come dicono tanti, una piccola sgambata. La ricordate questa maglietta qua? Ah, che roba, eh? Piccola sgambatina. Cosa vuoi dire questa partita qua? Le Juventus Milan, anche amichevoli di altri anni, degli anni che furono, erano altra cosa. Qui, insomma, era un allenamento sperando che nessuno si infortuni, perché ne abbiamo già un paio fuori, eh? Ne abbiamo già un paio fuori. E, boh, a parte, diciamo, Fagioli dicono che è la tonsillite, ma io ci credo poco. Rabiot fuori, infortunio. Poi c'è ancora quel bon, Pogba, ormai neanche quello, di quello lì neanche non parlo, perché quello lì ormai è una causa persa. Comunque vincere anche di amichevole con i milanisti è sempre, sempre fa piacere. Cosa, ragazzi, io spero che non lo rovini anche quello, ma quell'UEA ha una progressione, ragazzi, che ho visto un due rullate verso la porta. Quello, se non lo rovina, sarà tanta roba, eh? Sarà tanta roba quello là. Son contento di quell'acquisto lì, sono contento. Comunque, ovviamente, questa qui è una Juventus. Parte gli infortuni fuori, è una Juventus, insomma. Intanto, scusatemi, buon caffè, bevo. Ovviamente, questa qui non è che sarà la Juventus titolare, perché secondo me ancora un tre pezzi arrivano. Uno davanti, uno a centrocampo e uno in difesa. Io penso che ancora tre colpi la Juventus li fa. Ovviamente ci sono da cedere. Abbiamo capito quelli messi fuori rosa, Bonucci, Arthur, ce ne sono già tanti messi fuori rosa, ma penso che la Juventus, quando piazzerà i McKennie che è partito lì, ma McKennie dovrebbe andare fuori dalle balle, anche quello là. Quindi penso che tre colpi la Juventus li fa, uno davanti, uno in mezzo e uno dietro. Sicuramente, anche perché dietro non puoi, non, cioè non puoi giocare con tre titolari e la riserva pare che questo Rugani. Io vorrei fare una vita da Rugani, tra parentesi, vorrei fare una vita da Rugani. Questo qui doveva andare via un anno, si spaccò un titolare e rimase. Doveva andare via l'anno dopo, si spaccò di nuovo un titolare e rimase. Questo c'ha un culo, sto ragazzo qua. Una vita da Rugani, 4 milioni all'anno, 3 e mezzo, 4 milioni all'anno, senza fare un cazzo. Panchina, ogni tanto gioca quelle 4-5 partite all'anno quando gli altri sono a riposo o magari quando qualcuno si infortuna. Una vita da Rugani farei, ragazzi. E insomma, uno dietro devi prenderlo, uno a centrocampo devi prenderlo, perché uno top a centrocampo devi prenderlo, perché questo Pogba sappiamo, lo sapete tutti che non sappiamo di che morte morire con questo Pogba, perché ormai. Per me questo ormai è un ex calciatore. Questo non è che è infortunio, questo è un ex calciatore, sia fisicamente che mentalmente. Poi davanti, ovviamente, Chiesa, Milik, Vlahovic, Ken. Chi rimane di questi? Io penso che uno o due verranno ceduti. Milik non credo, però. Uno o due verranno ceduti, quindi penso che davanti se arriva Lukaku, quindi dovrebbe essere ceduto un pezzo. Io penso che quello sacrificato, come dico, non sarà Dusan, ma sarà Chiesa. Un mio amico qui utente ha detto che continua a dire che Dusan andrà al PSG, vedremo. Comunque, per chiudere, Bonina, la prima UEA, lo vedo bene, lo vedo bene. E cosa vuoi dire della prima partita? Questa seconda parte del video, serio, eh? Allora,
Avanti con la gamba qua, avrò svuotato un'intera farmacia di Voltaren. Era il camion con scritto Voltaren fuori della farmacia. Gli avrò preso un 100-200 tubetti in un mese, ma una roba agghiaggiante, ragazzi, agghiaggiante. Quest'anno è così, ragazzi, quest'anno è così. Allora, guardavo ieri un video che quando, sapete quando giri YouTube, ti arrivano video a caso e te li propone YouTube. Insomma, guardavo un video di un interista. Questa qui è seria, ragazzi, eh. Questa non è da sfottere, anche se lo sapete benissimo che io li vorrei vedere non radiati, espulsi proprio, espulsi dal calcio. Però qui parliamo di cose serie perché ce ne sono un po' di serie anche di interisti, un po' di gente che a me spiace vedere così, perché vedere la squadra del proprio cuore ridotta così, provo immedesimarmi in loro e non è piacevole. Vedevo un video degli esonerati, no? E questo ragazzo per poco aveva le lacrime agli occhi, perché io le vedo quando certe persone sono brave persone. E questo ragazzo era incazzato nero perché qualche suo collega del Tuboli dell'Inter diceva che continuava sempre sulla falsa riga, che arriveranno i soldi freschi dalla Cina, che insomma preparare il culo a questo Zhang. E questo qua adesso si sono accorti tutti che sono in una situazione drammatica, perché anche quelli che tentavano di nascondere in tutte le maniere le beghe di questo cinesino, e tentavano di nascondere la situazione brutta. Perché guardate, ragazzi, che l'Inter è veramente in una situazione drammatica, ma ormai se ne sono accorti anche i più ottusi. Addirittura parlano che un prestito fatto da loro di quei 275 milioni lì a Oaktree dovrà restituire 386 milioni, e questo non c'ha un euro neanche per andare a bere al caffè. Questo qua. Sì, e qui si parla solo di una parte dei debiti, per cui parlano addirittura che non c'è 1,3 miliardi. Si parla di tanti, tanti, tanti milioni in più. Per continuare il discorso, vedevo questo uno e due personaggi, ma soprattutto questo degli esonerati, era molto molto disperato. E credete che mi dispiace, sono sincero, mi dispiace vedere, perché sono sempre persone queste qua, sono sempre, io lo sapete che io ho sempre schifato la società. Io ho sempre schifato la società, specialmente la società dei Moratti, perché quella lì erano degli schifosi. Non quella di Pellegrini, perché quella di Pellegrini era una società sana, era una grande persona Pellegrini. Però quel Moratti sappiamo benissimo che era uno schifoso, e questo qua si è trovato. Tra parentesi, per quelli che sfanculavano tanto quell'altro lì, quello prima di Zhang lì, quel thailandese, che neanche non mi ricordo come, quello era l'unico che poteva salvarvi il culo, quello lì. Perché quando è arrivato ha messo subito 70 milioni per risanare qualche buco. Quello che avete tanto sputtanato, che non vedevate l'ora che andava fuori dai coglioni, era l'unico che vi poteva salvare il culo. Invece è arrivato questo cinese, pateva la potenza di Zhang, di Suning, avete visto come è andata a finire? Comunque, tornando al ragazzo lì di questo canale che stava sputtanando appunto a questi colleghi perché prendevano per il culo, perché questi colleghi che cercano di dare false notizie, dei soldi che arrivano, di là, qua. Poi cosa succede? Che la gente che ti guarda ti crede. Ti crede e dai false speranze. E questo qui era incazzato nero, era incazzato come una bestia, dal nervoso vedevo che aveva quasi le lacrime, ragazzo. E a me quando vedo queste robe qua, a me un po' tocca il cuore. Ripeto per l'ennesima volta, io questi qua li vorrei vedere non radiati, cancellati, ma qui si parla di società. Poi quando ci sono persone serie, serie, perché questo qui che faceva il video era una persona seria, a me un po' dispiace. Comunque, questo volevo dirvi.
Situazione Inter, ragazzi, no drastica di più, non lo so come andrà a finire lì. E poi, come ripeto, buonina la prima sgambata, va bene così, battere il Milanino è sempre bello. Primo video di giornata, un saluto a tutti, belli e brutti, ringrazio sempre perché, come dico sempre, un iscritto al giorno toglie il medico ritorno. In 3 giorni se ne sono iscritti tre. Uno. Come dico sempre, a me non interessa i numeroni. Quando si è in pochi ma buoni, in pochi ma buoni, il detto dice pochi ma buoni, hai già fatto, perché io ho visto anche soprattutto sotto che non ci sono commenti di deficienti. Sì, ce n'è stato tempo fa un paio così, ma vedo che quelli che ci sono nel canale sono tosti, bravi e vi ringrazio. Primo video. Dato così, iscrivetevi al canale, sempre Forza Juve, Forza Juventus, e ci vediamo la prossima. Ciao, raga.